La musica è quella degli anni 80, forse anche anni 90, e questa è una vera e propria palla, un cimelio di quello che fu un periodo molto interessante per ciò che concerne la musica elettronica. Qualcuno l'ha chiamata musica da discoteca. Io adesso cedo la telecamera all'amico che ci dà una mano d'aiuto. E qua siamo in uno dei templi che è rimasto rispetto a una musica che qualcuno ha chiamato elettronica, qualcuno invece la vuol definire progressive. Per noi è musica che nel mio caso ricorda una ventina d'anni fa, nel caso di questi ragazzi è ancora un lavoro, perché noi ci troviamo esattamente nel locale, che è un locale privato anche se ha le sembianze di una discoteca, che si chiama Magmart, e noi siamo in compagnia di operatori del settore, perché tutti più o meno continuano a lavorare mettendo dischi, facendo della musica dal vivo, cercando anche di ricordare dei momenti importanti di quella che è stata la cultura giovanile, recuperando non soltanto queste palle che abbiamo visto prima, ma in questo caso nel caso di Francesco, che è pure la persona che ho conosciuto recentemente facendo un lavoro sul vinile, sul disco, perché si può ovviamente vivere di ricordi, ma si può anche considerare il vinile per quello che ancora è, un must ma anche un modo di essere, vero Francesco? Il vinile è una passione che non morirà mai. Chi c'è nato, chi è cresciuto col vinile, penso che non l'abbandonerà, perché comunque è un'arte, è un'istituzione, diciamo, per chi suona, per chi fa il DJ, perché ha la passione di ascoltare la musica in un certo modo. Significa ovviamente lavorare alla console in un certo modo con il vinile, oppure con il computer, che sicuramente è meno poetico, spoetizzante, ma nel caso, continuando il discorso con Francesco ne ha fatto proprio un'arte alla fine, in questo recupero di vinile, perché io ti ho conosciuto alla fiera con, diciamo, utilizzando il vinile non soltanto nella sua peculiarità musicale. Sì, perché alcuni dischi, diciamo che è più bello riciclarli in qualche cosa che metterli a suonare, perché l'arte comunque porta a fare anche del riciclo, visto poi questo periodo che bisogna un po' arrangiarsi un po' in tutto. Io personalmente faccio degli orologi, delle sveglie, delle mensole, qualsiasi cosa si può fare da un vinile lo faccio, perché comunque ci ricavo due soldi e poi comunque fai un qualcosa, crei qualcosa della tua passione. Invece da questa parte abbiamo degli operatori del settore che stanno ancora alla console, vero? Ricordati il tuo nome? Io sono Marcellino De Wiz. Stefano Secci. E Alessandro Manzo. Ecco, queste persone che sono con me continuano a imperterrite a seguire quello che era il verbo degli anni 80 e degli anni 90, quello che veniva suonato nelle discoteche non alternative per forza, ma anche al K2, ma anche al Kilton di Assemini, la Las Vegas di casa nostra, per non parlare poi delle serate, dei rave che venivano fatti un po' nei capannoni abbandonati in giro nella, diciamo così, nel circondario di Cagliari, ma non solo di Cagliari. È proprio da questo che nasce il nostro discorso, ripercorrere non soltanto attraverso la televisione, ma attraverso una serata dal vivo che sarà proprio questo sabato in questo locale che sta in via Simeto, nel compleanno di una manifestazione particolare. Chi me ne vuol parlare? Allora Antonello, beh, diciamo che più o meno si sta ricercando di ricreare un evento che è passato circa 22 anni fa, e nella mitica serata del 19 maggio del 1995, quando per la prima volta a Cagliari si ascoltò la Progressive.
fatta da dei grandi maestri che erano Mario Piu e Franchino e Mickey the Dolphin, che furono ospitati insieme a Mauro Cannone al K2. Facciamo parte di quella meravigliosa console che è stata divisa per quella magica notte. È l'11 di febbraio di questo mese, verrà replicata questa serata proprio qui al MagMart, e riusciremo senza nessun problema a riproporre quella musica tanto amata all'epoca, riproposta ai giorni nostri con la magia del vinile come a suo tempo. Che cosa significa essere musicisti e dedicarsi alla console? Uno dice sta mettendo dischi. No, sta facendo musica. Allora, significa innanzitutto essere nato in un periodo storico che è stato un cambiamento, un'evoluzione per la musica elettronica. In quegli anni non esistevano i CD, non esisteva la digitalizzazione, ma era solo vinile. Quindi quando cresci in quell'ambiente, in un periodo storico del genere, porti avanti un amore, una passione che di volta cresce, e quindi non puoi farne più a meno, perché comunque fa parte della tua storia, della tua vita. E così è stato per noi, questo amore è andato avanti e continua a essere vivo ai giorni nostri, e noi abbiamo comunque la passione e la costanza di riproporlo con quelle sonorità, con quella passione, con la stessa passione e con la stessa voglia di condividere questo genere musicale, che comunque siamo gli unici a poterlo proporre, soprattutto in vinile, perché eravamo noi i protagonisti di quel periodo qua in Sardegna. Quindi abbiamo questa voglia, abbiamo la voglia di riscoprire e anche far riscoprire questa realtà che comunque si è spenta negli anni, perché comunque nessuno l'ha portata avanti, almeno qua in Sardegna. Ma si è spenta negli anni questa passione perché si è spenta la voglia di andare in discoteca, oppure si è spenta la passione di quel genere di musica, sorpassata da altre esigenze? Io poi non lo so se sono altre esigenze, perché qua se giri a Cagliari c'è musica veramente di bassa lega, scusatemi se mi permetto, ma obiettivamente, almeno per una persona che ha avuto un certo seguito, diciamo così, da Battiato nella musica elettronica in poi, vedere e andare a farmi una serata di baciata, sinceramente non me la sento. Ti sto capendo benissimo. Vabbè, il discorso è che non è andata a sfumarsi, perché chiaramente anche come si dice, la tecnologia va avanti, quindi si utilizzano dal PC e altri strumenti elettronici, ma perché magari non lo so, la voglia è differente magari dalla nostra. Che abbiamo utilizzato il vinile e lo trovano magari anche qualcosa di un po' più semplice, utilizzare un portatile e suonare, come invece è un lavoro praticamente differente, nel senso che il vinile lo senti, lo lavori, cioè è proprio un discorso differente. Invece sulla digitale andiamo più, non lo so, non che sia diverso, però no, ma secondo me è proprio un discorso che prima chi creava la musica erano dei musicisti che avevano la passione. Adesso cani e porci, diciamo, si mettono sul computer, fanno musica. Con l'avvento delle macchinette, dei computer, chiunque può comprarsi una scatolina e si fa la serata. E quindi la musica, molti si fanno le serate con la musica scaricata da YouTube, musica che non ha senso. Prendono una playlist, la leggono da un giornale, si scaricano quella playlist, non hanno un minimo di cultura, non hanno un minimo di ricerca musicale. La musica te la puoi procurare ovunque. Invece quando ti dovevi comprare un vinile erano soldi, quindi se lo dovevi fare dovevi avere la passione, non eri inventato, non nascevi così DJ dall'oggi al domani. Quindi è per quello che la passione è andata a scendere di quel genere lì. Però vedi che adesso sono tutti DJ, durano un mese, due mesi, poi si vendono la console, perché comunque è semplice. Impari, hai il pulsantino del sync che ti mette la musica a tempo, praticamente non devi fare niente, va di moda, tutti fanno un mese, due mesi, un anno, due anni, diventano DJ e poi cambi passione.
è logico che comunque non hai una cultura musicale, non hai una ricerca. Io prima di comprare un disco magari ne ascolto 100, ne compro uno, ne compro due. I ragazzini ne ascoltano 100, ne scaricano 200. Però non è musica a basso rango, quindi non ha senso. Noi che magari veniamo da un periodo dove c'era bella musica, siamo rimasti attaccati alla bella musica. Però logicamente la tecnologia va avanti, i ragazzini vanno avanti e noi stiamo crescendo. Chi si fa famiglia, chi per problemi di lavoro non riesce a uscire, siamo stati tutti ventenni, da 20 anni, 20, 25 anni si esce e si va ovunque, alla fine non vai neanche molto a sentire, c'è quello che ti propone bella musica e quello di no, si segue la massa, quindi è così che funziona. Siamo noi che stiamo crescendo. Poi diciamo che il momento della musica progressiva ha dato anche la possibilità di cominciare a conoscere che cosa era il vocalist, che cosa era un animatore, appunto, non parlo dei cubisti, ma parlo soprattutto dei musicisti che attraverso alcuni strumenti, magari elettronici, interagivano con lo stesso vinile, come abbiamo visto tante volte, ma anche Franchino e Mario Più magari interagivano con una canna, ma anche quelli erano degli strumenti al periodo. Ma diciamo che come facevano gli sciamani aprivano la terza dimensione, perciò entravano nella terza dimensione, perciò loro avevano un modo un po' differente rispetto al nostro, che noi chiaramente avevamo un'età abbastanza giovane all'epoca, perciò si parla primi ventenni, 20 anni, 21, 22 anni avevamo all'incirca, più o meno quando abbiamo iniziato, avevamo tutt'altra idea nel divertirci, la nostra passione, poi ci ha portato ad andare avanti, fare tante altre serate e far conoscere chiaramente attraverso la nostra musica vari locali in tutta la Sardegna. Le New Generation hanno scoperto, grazie a questi DJ, hanno riscoperto questo genere di musica e se ne sono innamorati, perché è difficile non innamorarsene, perché comunque dà modo a ti dà molta sensibilità, hanno delle sonorità molto malinconiche e sognatrici, e quindi ti innamori, e così è stato, capito? Quindi c'è tutto un percorso storico, innanzitutto artistico, personale, di ricerca, che si continua a ricercare, a riscoprire questo suono e a portarla avanti. È quello che l'emozione che ti dà questo tipo di suono, non te lo dà un suono di una produzione attuale, per quanto possa essere bella o fatta bene, c'è una pasta, capito? Un'amalgama di sonorità che ti tocca proprio nel cuore, nel sentimento, capito? C'è stata un'eredità molto diversa, sicuramente più immediata e meno violenta, che è stata quella di Buddha Bar, forse è stata quella l'erede, piuttosto che la musica della discoteca, quella suonata anche in questi giorni, che veramente non ce n'è per nessuno. Ma per Buddha Bar intendi musica? Lei. Ok. Ma vabbè, cosa ti posso... Visto che Brianino è... Passi. Però magari trovi il remix con una sua collaborazione, dove Brianino, se mette mano in una traccia, in una certa traccia, ti accorgi che c'è qualcosa di professionale. Quindi anche il Buddha Bar comunque era più un discorso di lounge, chill out, era già un'altra evoluzione, che comunque negli anni 90 spesso e volentieri si facevano le serate progressivi da una parte, nell'altra sala c'era decompressione, magari suonavano lounge, suonavano chill out, vedi a Soffio di Vento quando facevano le serate, c'era il loggiato fuori dove si metteva spesso e volentieri Gabriele Pinna, che è un maestro, e suonava chill out, e quindi faceva piacere andare a sentire, però nello stesso tempo ti rilassavi nell'altra salettina a fianco, ti facevi la chiacchierata e un attimino depositavi il cervellino e stavi un po' più tranquillo. Chi erano i nomi al periodo che andavano per la maggiore? Li vogliamo ricordare, almeno in Sardegna. Musicalmente della progressive? Ma c'erano, non lo so, anche da Alessandro Manzo, Stefano Sech, Marcellino, Frankie,
Non mi saranno, sono tanti, ce ne sono veramente tanti. Un po' più tardi. Vabbè, però ce ne sono tanti. Comunque il discorso che facciamo noi, a parte noi, comunque ci sono DJ che ancora oggi suonano e hanno ancora questa passione. C'è, tra quelle persone che io ricordo di tendenza c'era per l'appunto Mauro Cannone, Mauro diciamo. Cannone, sì. Poi c'era... l'abbiamo nominato prima, il DJ storici dell'Harder Time, comunque c'era DJ Andrea Young, Gabriele Pinna, c'era Minuti, c'erano altri gruppi che suonavano, che ne so, la Siesta, c'erano molto, andavano molto in voga gli Astral Tribe, poi di tendenza anni 90 c'erano loro che comunque erano l'auretta progressiva, che comunque erano i personaggi del Why Not e ha fatto la storia in quegli anni. L'auretta c'è ancora? Sì, Auristano. Suonando sicuramente diciamo la prossima serata è in programma anche la sua presenza, non è potuta venire per questa volta, però in futuro probabilmente ci sarà. Comunque anche lei ha fatto parte della nostra cultura musicale, perché comunque grazie a lei e tanti altri personaggi della notte hanno creato quella movida cagliaritana che poi ha permesso a tutti noi di spostarci e andare a suonare un po' dappertutto, dalla Siesta a Ruscello, a Nottambula, a Ripping, eccetera, eccetera, poi a provare la mitica discoteca del Why Not di Marrubio, che faceva quasi 4.000 persone a serata, e noi all'epoca ci divertivamo tanto. Ecco, è da qui che nasce realmente l'idea di poter fare di nuovo una serata del genere, perché non è la serata dove il DJ mette in musica, perché quello è facile, come stavano dicendo appunto i cari amici colleghi, ma il fatto di poter mettere musica in un certo modo, che è fondamentale, perché ciò che uno ha dentro musicalmente è difficile esprimerlo, però utilizzando delle apparecchiature di un certo tipo, come ad esempio il vinile e un mixer, ti permette veramente di essere un DJ. La tecnologia è giusto che ci sia, perché tuttora anch'io utilizzo la tecnologia per poter suonare, perché continuo a lavorare e quando suono spesso in digitale, però la magia del vinile è impagabile, è introvabile in un suono moderno come quello del digitale, assolutamente. È un periodo in cui tra l'altro anche attraverso le riviste non solo specializzate ma anche su Panorama e sull'Espresso si assiste ad una rivalutazione del vinile, si parla di una nuova arte, di nuove esigenze. Ha venduto tantissimo, l'anno scorso forse ha venduto più il vinile che il digitale, si vendono molto anche le vecchie produzioni, perché comunque si sta riscoprendo la passione per la vera musica, perché logicamente sul vinile trovi cose particolari, cose che ne vale la pena toccarle con mano. Non è il fatto di avere un hard disk pieno di file, che 500 file non servono a niente, alla fine avere una bella collezione di vinili è sempre meglio. Adesso se io dovessi scegliere tecnologicamente avere un prodotto migliore all'ascolto, farei meglio a comprarmi un CD di Atom Heart Mother dei Pink Floyd o farei meglio a recuperare un vecchio vinile di Atom Heart? Io non avrei il dubbio, secondo me il vinile assolutamente. Senza... Sì. Assolutamente sì, Antonello, confermo per il semplice fatto. Se ascolti un CD che ha una masterizzazione, parliamo magari un dato tecnico sul prodotto finito, ha una masterizzazione che ha una compressione del suono uguale. Il vinile, con le varie sfumature che hanno gli strumenti suonati dal vivo, è tutta un'altra cosa, senti proprio dei suoni completamente differenti. Chiaramente devi essere dotato di un buon impianto stereo e quello è fondamentale. Il CD già di per sé è ancora un ottimo prodotto, è l'MP3 che purtroppo oggigiorno lascia un po' a desiderare, è quello che purtroppo ha creato un'onda di DJ, però alla fine anche noi abbiamo iniziato così, andando ad ascoltare il grande Filippo Lantini e tanti come Minuzia, eccetera, eccetera. Perciò che ben venga la nuova generazione, però che faccia almeno un po' di cultura musicale. Poi soprattutto bisogna dire anche che ai nuovi, alle nuove leve, agli appassionati, quelli che vogliono diventare DJ, non si diventa DJ dall'oggi al domani. DJ vuol dire fatica, vuol dire studiare, vuol dire sudare,
imparare le basi, a mixare, quindi stare ore e ore a provare, riprovare finché non trovi la chiave giusta, a finire la tua tecnica. Non si entra in un negozio e si esce DJ, scordatevelo, perché è un'offesa, secondo me, a parere mio. Qualcuno ha detto che per ascoltare questa musica, per ballare questa musica che è incessante, c'è bisogno di un additivo, e l'additivo poteva essere un'anfetamina oppure poteva essere non un acido che ti mandano proprio fuori, e neanche una, diciamo così, una canna, come si vuole, ma ci volevano proprio le pastiglie estere. Vabbè, quello è un discorso che è sempre esistito, nel senso che poi ognuno fa ciò che vuole, ma quelle sono esistite, questa roba qui si è esistita anche dai tempi del Woodstock, dai tempi indietro, a prescindere anche dalla musica elettronica. Ripeto, uno viene a ascoltare questa musica, può bersi anche, dice ognuno, cioè fa quello che vuole, quelle cose sono sempre esistite all'interno dei locali o all'esterno, ma sarebbe ipocrita poi. Non serve associare una droga a una musica, perché non è così, non è assolutamente. Lo associano, ma non il racconto non è questo. Si viene anche tipo al Magma sabato per divertirsi, droga, cioè nel senso uno viene ad ascoltare la musica. Una volta si poteva fumare all'interno dei locali, adesso non si può manco fumare la sigaretta, chiaro. Per cui voglio dire, appena uno accende uno spinello uno se ne accorge subito, sì, e lo caccia via. Poi se uno vuol venire già bevuto, come si dice in gergo, Dovremmo fare l'etilometro, ogni persona che entra dentro un locale si aprirebbe, assurdo, il giorno dopo si aprirebbe, quindi il discorso di prima è associato ed è sbagliatissimo. Ognuno fa ciò che vuole, a prescindere dalla musica. Allora, diamo questo appuntamento, spieghiamo cosa sarà, da che ora si partirà, sino a che ora non lo diciamo perché è vario ed eventuale, dipende dalla vostra voglia. Allora, l'appuntamento è per questo sabato alle ore 23 con la console di cui noi facciamo parte, Alessandro Manzo, io, Stefano Secci, Marcellino De Wiz e Franci, e Franchi Mel, Francesco Meloni. E niente, sarà una serata... Ah, scusate, mi sono dimenticato. È Teo Style alla voce, che è praticamente Teo Style, è mio fratello, è a 2 anni meno di me, e lui ha fatto parte dell'animazione che negli anni 90 collaborava con Principe Maurice, quindi insomma anche lui ha una storia da raccontare. E sabato racconteremo la nostra storia, per chi non la conosce, per chi ha piacere invece di riviverla, di rivivere certe emozioni, quindi benvenuti. Il locale 11 febbraio, trovo in via Simeto numero 9, Magmar, partiremo dalle 11 sino a tardi e ci divertiremo.